tredicesima perché siamo a Natale e quindi gli diamo la tredicesima. Buonasera. Ciao. Ah, piacere, Paola Proverbi. Paola, ecco. Come stai? Come sì, stai? Bene, finalmente grazie. Sì. Gioia. Un buon inizio. Silenzio, ragazzacci. Allora, buonasera, come sempre grazie di questa meravigliosa affluenza alle nostre lezioni. Certo, stasera abbiamo una donna meravigliosa, una fotografa straordinaria, per cui questa affluenza. Io ringrazio Maria Rosa Toscani Ballo per questa, insomma, grande generosità nel parlare della sua storia e della sua grande arte. Adesso verrà introdotta da Giorgio Ginex, che è un amico di Afip e mio personale, un grande attore, che leggerà due poesie scelte da Maria Rosa. Diamo inizio ai festeggiamenti. Dunque, dopo, come sapete, c'è i 30 anni, la grande festa per i 30 anni di Superstudio, che si inaugura alle 9 con una bellissima mostra di Oliviero Toscani, una cosa mia, insomma, e tanti altri avvenimenti, per cui siete tutti invitati, basta dire Afip, e c'è soprattutto un muro di 100 metri con tutta la fotografia italiana che è passata attraverso Afip e CNA, naturalmente, che vi guarda, e voi camminerete in mezzo alla storia della fotografia italiana, che è una cosa che a me ha commosso enormemente e spero commuova anche voi. Ci prendiamo poi un po' di vacanza, ma l'anno prossimo, subito dopo il Salone del Mobile, ci sarà un nuovo ciclo di lezioni, quindi state attenti ad afip.it. Non la piantiamo. Giorgio. Buonasera. Cambiamo microfono. Grazie di essere intervenuti. Io sono qui per la seconda volta e sono molto contento di essere tornato. Questa volta, grazie. Questa volta ho avuto il piacere di essere invitato a leggere un paio di poesie di Guido Ballo. La prima si intitola Palude, è dedicata a Gio Pomodoro. Carezzare la pelle di palude dà un brivido di frane lisce, sospese. Lasciarsi cadere senza peso, quasi, all'interno di questo animale accasciato, diluvio in riposo. La mano sprofonda e divaga, i tuoi occhi come l'acqua incolore, inaccessibili. Ma il fiotto che emerge a un tratto allarga attorno il brivido, memoria di altre vite. L'origine madre, ambiguità di palude senza tempo. La seconda è dedicata a Giuseppe Lanza e si intitola Sulla volta. Sulla volta rustica, il mare che porta l'aurora, mobilità di luci, amore, ombre, ha l'inquietudine umana, oggi. Un altro giorno riverbero ai vivi che passano e si agitano, lembo staccato d'infinito, senza l'origine madre. Grazie. Solo una puntualizzazione. Naturalmente Guido Ballo è fratello di Aldo Ballo, e, insomma, famiglia di artisti grandi. Devo dire che sono felicissima di vedervi tutti qua, tantissimi amici. Spero di comportarmi bene, di farvi vedere che cosa abbiamo fatto il ballo e io, naturalmente, fino ad oggi, perché abbiamo portato le nostre immagini fino nello stato di Washington e quindi sono contenta di parlarne. Mentre ci sentiremo.
Buonasera a tutti. Il mio mestiere è scrivere. Sono assolutamente incompetente in fatto di tecnica fotografica. Però mi ha sempre interessato molto il risultato e questo, su questo, so quanto ho imparato in un quarto di secolo di lavoro, potrei dire appassionato, accanto ai migliori fotografi di moda, di design e di architettura. Fra questi ultimi la collaborazione più stretta e continuativa è stata senza dubbio quella con Aldo e Maria Rosa Ballo. È cominciata nel 68, un anno cruciale sotto molti aspetti, ma per me importante anche perché è stato quello della nascita di Casa Vogue. La mia rivista è stata subito diversa dalle sue consorelle della stessa casa editrice, House and Garden e Maison et Jardin, per una maggiore attenzione al prodotto innovativo di design e per la scelta di conferirgli il valore aggiunto dell'immagine di grandi fotografi, così come si faceva da anni per il prodotto moda con Vogue. Subito furono chiamati a collaborare Ugo Mulas e all'inizio soprattutto per gli still life Aldo Ballo. Naturalmente ci sono stati molti altri fotografi, da Carla De Benedetti che è scomparsa in questi giorni, a Maria Vittoria Baccaus, a Basilico, a Calecca, o l'Occhio Magico, lo Studio Azzurro, Mario Ciampi, tanti altri, anche gli stranieri. Ma dallo Studio Ballo sono state quasi tutte le copertine in quei 25 anni e le fotografie di apertura della rivista, i più importanti servizi sulla novità della produzione e poi anche quelli di architettura e di interni. Questa che state vedendo è per esempio la Casa Veritti di Carlo Scarpa. La rivista ha dovuto molto del suo successo internazionale a questa immagine così autorevole e serena, equilibrata e luminosa, distaccata insieme partecipe, che per tanti anni è rimasta affidata all'obiettivo dei Ballo. Lo stesso grosso debito che sicuramente ha avuto la fortuna del design italiano nel mondo nei confronti della loro fotografia. Questo è un appartamento a Torino di Tony Cordero. La loro fotografia era una garanzia di qualità. Metteva in risalto non solo la forma delle cose, ma soprattutto il loro messaggio, la loro carica innovativa. Le loro foto sono veri e propri ritratti. Sapevano fare di un mobile o di un oggetto o un personaggio. Il loro modo di fotografare ha creato una tendenza e tutta una scuola. È un modo, come diceva Aldo stesso, che cercava di andare dentro gli oggetti per leggerli meglio. Sono gli oggetti stessi che dichiarano questa voglia di avere un certo tipo di immagine, sosteneva. I vasi che abbiamo visto prima sono quelli di Scarpa per Venini e questo è il famoso Le strutture tremano di Sozzas. Questa è una delle poche fotografie in cui i Ballo hanno messo il battiscopa, ma l'ha voluto Ettore Sozzas. Poi la loro fotografia era una fotografia che sapeva dare il senso dello spazio, una cosa estremamente importante non solo nel lavoro in studio ma in quello in esterni, nelle riprese in ambienti preesistenti. Questo è lo showroom di quello di prima, era lo showroom di Cinzia Ruggeri in via Crocefisso e quest'altro è un alloggio per cavalli di alta scuola, cavalli danzatori di Antonio Piva. Dicevo che il loro senso dello spazio dava, nei servizi di architettura di interni, dava sempre una sensazione di una profondità insolita. Per tornare alle foto di design, che cosa succedeva? Il mobile o l'oggetto veniva posto in pedana,
secondo una particolare e precisa angolazione che solo Aldo sapeva trovare di primo acchito. Lì veniva sapientemente illuminato con una luce morbida, attenta a non ferire né deformare, ma invece ad accarezzare i profili e a rilevare i volumi. Questo è un divano di Jasper Morrison per Cappellini, con una, il pesce con le gambe, una scultura di Aldo Mondino. Un oggetto acquisiva così un suo peso, una sua presenza, una sua individualità e diventava un'icona definitiva, pronta a girare il mondo e a entrare nella storia. Nei servizi di architettura d'interni, Aldo voleva sempre ottenere una luce naturale, la luce ambiente, a volte appena appena aiutata per schiarire alcune zone d'ombra. Oppure ricorreva, quando era il caso, a una doppia esposizione per far leggere in stampa dall'interno quello che si vedeva fuori dalle finestre. E sapeva aspettare intere giornate per avere la luce naturale giusta, per esempio una certa luce radente, in grado di mettere in evidenza le vibrazioni di alcune superfici, come in questo lavoro di Guido Canali. Nei servizi in sala posa, invece, era tassativo l'uso della luce proveniente da sinistra. I Ballo ne avevano discusso molto anche con il grafico Michele Provinciali, arrivando alla conclusione che era giusto così, perché la luce da sinistra rende le cose più serene, dà un certo senso di ottimismo, sosteneva Aldo. Anche l'uso dei pannelli luminosi, poi molto imitato, questa è una sedia di Savaia Moroni, la foto precedente era una teiera di Luigi Serafini. L'uso dei pannelli luminosi era stato poi così imitato che si arrivò a produrli industrialmente. E questi pannelli davano un'impronta speciale alla loro fotografia. A proposito di luce, vorrei fare una piccola digressione. C'è un famoso fotografo della seconda metà dell'Ottocento, di quando la fotografia era ancora ai suoi albori, che si chiamava Nadar. Diceva che la teoria fotografica può essere acquisita in un'ora e la tecnica in un giorno. Ma la cosa più difficile da insegnare era, secondo lui, il senso della luce e la capacità di cogliere quello che chiamava l'intelligenza interiore del soggetto, ma che sarebbe meglio definire la sua personalità o addirittura l'anima. È proprio questo che rende così prezioso e uniche le fotografie Ballo e Ballo. Sempre a proposito di luce, vorrei leggere quello che dice invece un misterioso personaggio di un racconto di Antonio Tabucchi. E voi, dice, che sembrate intendervi tanto di colori, saprete che la garanzia è una lacca. Quando la stendete sulla tela, diventa trasparente e serve a far brillare tutti i colori, a renderli splendenti, magici, come fossero inondati di luce. La lacca di garanzia è eterea e volatili, cari signori, e dà lucentezza ai colori che sarebbero smorti. È come se infilaste un paio di occhiali colorati in una grigia giornata d'autunno. Ecco, per me la luce delle fotografie dello studio Ballo è come una lacca di garanzia. Oppure, come ha scritto Ettore Sozzo una volta dall'India, qualche volta la luce non è la quantità di lux, qualche volta la luce è il cielo completo che precipita nella stanza. Anche questo rende bene l'idea. Collaborare con i Ballo dava una grande sicurezza. Il loro studio era sempre ordinato e perfettamente organizzato, anche nei momenti di caos. Per esempio, quando arrivavano tutti insieme i pezzi, sempre troppi, scelti per il servizio annuale sulle novità e le tendenze rilevate al Salone del Mobile. Lavorare in quello studio era sempre un vero piacere, costituiva un momento rasserenante, c'era anche molto calore umano, si sentiva che era pensato per essere, oltre che uno studio professionale ad ottimo livello, anche una vera e propria scuola per gli assistenti. Tutto
tutto cominciava e finiva in cucina, come da sempre si dice, di ogni vita familiare. Esisteva anche una saletta per riunioni al piano di sopra, ma in realtà ci si sedeva sempre intorno al grande tavolo da cucina piastrellato di bianco per discutere serenamente un progetto, tracciare uno schizzo, fare un piano di lavoro o semplicemente bere un caffè. Diceva Aldo, con Casa Vogue si comincia ad accostare l'arte agli oggetti. È stato un momento particolarmente felice, diceva. C'era proprio bisogno di una cosa così. Lo dichiarava in una lezione che aveva tenuto agli studenti del Politecnico nel corso tenuto da Marco Albini nel 94. Scoprivamo allora straordinarie affinità elettive fra le novità della produzione e i quadri e le sculture dello stesso periodo. Ricordo in particolare con quale entusiasmo abbiamo scoperto che nelle poltrone sacco, che le poltrone sacco di Gatto, Paolini, Teodoro, Perzanotta avevano la stessa imbottitura in microsfere leggerissime di poliuretano espanso delle sculture di Flanagan che avevamo scelto per accompagnarle. Se avevano addirittura la stessa anima, avevamo visto giusto. La forza e la vita che dalla semplice vicinanza delle opere d'arte ricevevano i mobili e gli oggetti nelle immagini di ballo erano più eloquenti di qualsiasi discorso critico. È stato forse questo a differenziare maggiormente il lavoro dei ballo per le industrie, che si affidavano più al ritratto del singolo oggetto senza aggiunte di sorta, come in questa che vedete, dal lavoro per le riviste. Quest'ultimo chiedeva un messaggio molto più composito, filtrato attraverso altre presenze, anche metaforiche, capaci di rendere più comprensibili ai non addetti ai lavori il significato dell'oggetto di design nel contesto della vita culturale e sociale del momento. Bisogna distinguere fra fotografie di presentazione del pezzo, fotografie redazionali e fotografie di pubblicità, avvertiva Aldo Ballo, perché ognuna ha bisogno di forze diverse. A volte si arrivava a costruire vere e proprie scenografie, ma soprattutto nel primo periodo, negli anni 70, poteva essere sufficiente accostare mobili e oggetti fra loro, suddividendoli per similitudine, per gruppi di colore, di materiale, di linea, per tendenza, in modo che insieme acquistassero la forza di indicare una nuova strada. A volte poteva servire una presenza viva, vegetale o animale o più raramente umana, oppure un libro, un giocattolo, un strumento d'uso comune, qualcosa di immediatamente riconoscibile, capace sia di far cogliere le dimensioni del prodotto, sia di rendere più familiare la sua immagine. Qualche volta il fiore giusto, il ramo, il frutto, la pianta, venivano dal giardino orto dei ballo sul lago, coltivato con amore e con sapienza e risultati come sempre eccellenti. Spesso l'aggiunta di questo tocco di grazia finale toccava a Mari Rosa, alla quale spettava anche il compito di ritrarre gli oggetti più piccoli, spesso molto difficili, perché pieni di riflessi come gli acciai, gli argenti, gli specchi. Il fatto di raggruppare i mobili in un certo numero per i redazionali richiese in un primo tempo, quando lo studio Ballo aveva ancora dimensioni ridotte, l'uso del grandangolo, come vedete in questo gruppo di fotografie di mobili e oggetti di Ettore Sozzas, che risale al 1970. Però fu un uso sapiente, perché altrimenti poi le cose pendono, diceva Aldo, e non deformante, scelto anche perché dava alle immagini una certa energia che in quel periodo appariva interessante. Nel 71 il loro studio di Via Calco, grazie all'acquisto di nuovi locali, si allarga. La pedana bianca del Limbo diventa molto più ampia e accessibile anche dall'alto.
offrendo varie possibilità in più di riprese ed inquadrature. E la nostra Rolls Royce scherzavano i ballo sulla loro preziosa pedana fuori serie. Si lavorava per lo più in studio e più raramente in qualche location. Aldo non si spaventava mai di niente, affrontava ogni situazione con lo stesso perfetto aplomb. Ricordo servizi in cave di sabbia, con i divani di marmo di Bellini da sistemare in cima a colline franose, perché avessero l'aria di vere e proprie architetture. E qui avevamo anche aspettato molte ore che passasse un aereo al momento giusto. Altri erano in anfratti di calanchi viola che dovevano simulare un paesaggio lunare, per non parlare di quando si organizzavano interi traslochi di un arredamento quasi completo, compresi i quadri, le suppellettili, perfino gli alberi e il prato esterno, vero, che andava srotolata sul terreno ancora in disordine per i resti del cantiere e subito innaffiato perché apparisse fresco. Succedeva quando uno o l'altro architetto ci chiamava a documentare qualche sua nuova villa ancora fresca d'intonaco, che voleva veder vivere con opere d'arte e di design degne di quegli spazi, prima che il committente li riempisse con anonimi arredi di famiglia. E tutto, trasloco, arredamento e servizio fotografico, si faceva in due o al massimo tre giorni. Erano tempi eroici, nessuno oggi si sobbarcherebbe fatiche simili, anche perché oggi prati e mobili si possono inserire in una foto con il rendering. Ci sosteneva un interesse vivo e reale per l'argomento e un amore profondo per il nostro lavoro. Molto di tutto questo, per quanto mi riguarda, lo devo proprio ad Aldo e Maria Rosa Ballo. Da loro ho imparato non solo il piacere delle belle fotografie, ma soprattutto quello delle buone idee, delle cose ben fatte, la soddisfazione di contribuire a costruire un'immagine capace di comunicare il valore di uno spazio e di un oggetto. Che una bella immagine potesse essere più efficace di molte parole, per me che venivo dal giornalismo scritto, era una constatazione stimolante. Fra tutti i servizi di architettura non contemporanea eseguiti, Aldo prediligeva quelli sul Palladio e soprattutto quello sulla Villa La Malcontenta, di cui vediamo qui lo spazio, il grande atrio centrale. È stata una cosa particolarmente emozionante, diceva, che ricordo con enorme piacere e un momento magico che mi ha aiutato in seguito anche per altre fotografie. Forse la serenità di quegli spazi, l'ordine, l'armonia di quelle scansioni, il grande respiro, la luminosità dolce degli interni affrescati, il loro senso di pace senza tempo corrispondevano pienamente a quanto Aldo da sempre andava cercando. Vorrei segnalare, fra l'altro, che proprio in questi giorni è uscito un bellissimo libro sulla storia di questa villa e dei suoi abitanti, scritto dall'architetto Antonio Foscari, che ne ha curato il restauro dopo essersi riappropriato della dimora dei suoi avi. Anche se queste ed altre immagini sono certamente degne di essere considerate fotografie d'arte da appendere al muro, conservare e ammirare per la bellezza delle immagini in sé, Aldo Ballo non mirava a questo, voleva essere considerato non come un artista, ma come un professionista dell'immagine. Non fotografava mai per se stesso, si metteva invece generosamente al servizio degli altri. Le mie, diceva, non sono foto da chiodo, ovvero da appendere in galleria o sulle pareti di casa. E anche la mia è una fotografia d'uso, serve a illustrare e possibilmente anche a vendere un oggetto, sosteneva con il suo tipico gusto per l'understatement. Dopo la scomparsa di Aldo, Maria Rosa ha portato avanti il lavoro dello studio, che si è fatto più agile. La grande macchina a banco ottico è stata sostituita da una fotocamera digitale che le permette di viaggiare più leggera. Documenta novità della produzione, case di artisti, di noti personaggi. Qui vedete il tavolo Love Difference di Michelangelo Pistoletto nella sua grande spazio a Biella,
che si chiama Città dell'Arte, dove ha una scuola di artisti. Maria Rosa, appunto, dicevo, costruisce bellissime immagini anche molto personali e creative, inventandosi ritratti di verdure all'Arcimboldi, delicatissimi bouquet di fiori del suo giardino e fantastici erbari di specie sconosciute composte con i chicchi del caffè. Ma lo spirito è rimasto lo stesso, quello inimitabile dello studio Ballo e Ballo. Sono sempre emozionata quando Ida parla del nostro lavoro. Uffa! Scusate, scusate. Buonasera a tutti e ringrazio Maria Rosa di avermi coinvolta in questa bellissima occasione. Devo dire che mi sento un po' un pesce fuor d'acqua. Io sono una storica del design, mi occupo di design e quindi diciamo non sono assolutamente un'esperta di fotografia, ma ho sempre avuto una grande ammirazione per il lavoro soprattutto di Aldo e Maria Rosa Ballo. E quando ci siamo incontrate con Maria Rosa la prima volta, Maria Rosa mi chiese perché mi stava interessando ai Ballo, perché ero andata a cercarla, proprio per la mia provenienza, per il fatto di non essere una fotografa, per il fatto di occuparmi di design, soprattutto di design di prodotto. Ma devo dire, tutto era iniziato per me a metà degli anni 90, quando avevo avuto la bellissima occasione di lavorare con Bruno Danese e Jacqueline Vaudot alla digitalizzazione del loro archivio storico, per i quali Ballo ovviamente avevano lavorato moltissimo con i Danese fin dagli anni 50, fin quasi dall'inizio della esperienza della Danese, e quindi lavorando con loro mi ero resa conto inevitabilmente dell'importanza della fotografia, in particolare direi di quei meravigliosi still life in bianco e nero, di quegli oggetti emblematici, iconici del design e che erano stati così magistralmente immortalati dai Ballo. E quindi ho cominciato a coltivare l'idea di cercare una storia, cercare la storia della fotografia italiana, diciamo, del genere del design. E mi sarebbe piaciuto proprio ricostruire, a partire proprio dagli anni 50, a partire dal momento in cui Ballo e poi anche altri fotografi importanti milanesi avevano iniziato a documentare la storia del design italiano, che ha fatto, come ben sapete, il giro del mondo proprio attraverso queste immagini. E ovviamente da storica del design cercavo una corrispondenza tra quelli che sono i valori del design e la loro riscrittura fotografica. Come ha avuto modo di dire giustamente Andrea Branzi, la fotografia è uno strumento di indagine per gli storici del design e anche di conservazione, soprattutto quando gli oggetti non esistono più, o talvolta, giustamente, sempre Branzi ha sottolineato come
molti oggetti siano stati anche studiati all'interno della storia del design, in realtà senza che mai fossero stati messi in produzione. Penso ad esempio al famoso divano lombrico di Marco Zanuso, che era rimasto soltanto a livello di prototipo, eppure era entrato giustamente nei manuali di storia del design, ma è un oggetto che in realtà non è mai esistito, nel senso che non è mai stato messo in produzione, se non nel 2005, quando la B&B ha deciso di rimetterlo, appunto, di farlo entrare proprio in produzione. Quindi da lì ho appunto cominciato ad essere molto affascinata innanzitutto e curiosa, e avevo voglia di costruire una storia, di scrivere una storia sulla fotografia italiana proprio a partire da quegli anni, così come in effetti esiste una storia della grafica, dei molti grafici bravissimi, da Max Huber a Provinciali a tutti quelli con cui poi i vari fotografi hanno collaborato. Però mi sono resa conto che in Italia purtroppo noi non abbiamo una letteratura, non esiste una letteratura che potesse aiutarmi proprio a ricostruire un contesto storico e critico per il lavoro di questi fotografi, e quindi diciamo che ho dovuto un po' guardare all'estero, e da storica del design ho guardato soprattutto alla storia del design tedesco, e contemporaneamente ho cercato anche di non perdere di vista quello che è forse l'ambito tipologico più vicino alla fotografia di design, che è la foto industriale. E in effetti il termine fotografia di design in realtà ancora credo non esiste, lo usiamo da un po' di anni come locuzione, ma non è un genere ufficiale, è un genere appunto che si pone tra la fotografia industriale e forse la fotografia pubblicitaria. Ma giustamente, come ci ha appena ricordato la signora Tutino, dobbiamo distinguere. Non necessariamente questa stupenda fotografia di design corrisponde alla fotografia pubblicitaria. E quindi molto modestamente questo mio breve intervento vuole un po' ripercorrere la strada. Quindi vi dicevo, io ho cercato di capire dove è nata questa fotografia, proprio per arrivare poi a ricollegarmi al lavoro magistrale dei Ballo, e quindi sono ripartita addirittura, cioè questa storia mi ha portato addirittura all'inizio del Novecento con la pubblicazione dei famosi Deutsches Warenbuch, cioè dei libri delle merci tedesche nei quali, pubblicate dal Deutsche Werkbund, nei quali compaiono una serie di foto anonime, probabilmente anche di qualità ovviamente non paragonabile a quello che abbiamo visto poco fa, ma in questa storia comincia a esserci un'intenzione di documentare quello che è l'oggetto di produzione industriale, ma l'oggetto progettato, quindi l'oggetto che ha delle caratteristiche di funzionalità, di usabilità, oltre che ovviamente estetiche. Queste sono delle foto, diciamo, anonime, che sono state realizzate appositamente per questi libri, questi cataloghi che venivano pubblicati a partire dal 1912 fino almeno agli anni, tutti gli anni della Prima Guerra Mondiale, e foto che sono state realizzate apposta proprio per mettere in vista l'oggetto prodotto. Avevano uno scopo praticamente pedagogico per il pubblico, e nello stesso tempo dovevano essere, come dire, dovevano fungere da monito per i produttori. Invece, se vogliamo passare diciamo alla foto, ecco, ad una foto d'autore, dobbiamo sicuramente fare riferimento alla Bauhaus. La Bauhaus ovviamente è un capitolo della storia del design, ma è un capitolo anche della storia forse più in generale conosciuta, più ampiamente conosciuta, e all'interno del Bauhaus abbiamo almeno
due figure estremamente significative che si sono occupate di foto di prodotto. Sicuramente quella di Lucia Moli, la moglie di Laszlo Molinaghi, che è molto ben conosciuto come rappresentante della nuova fotografia, in particolare della nuova visione, ma la moglie, appunto Lucia, è stata la prima fotografa professionista che ufficialmente è stata, diciamo, chiamata da Walter Gropius, il direttore della scuola, a documentare quelli che erano proprio i valori di questi nuovi prodotti. Questi prodotti che dovevano, secondo quello che era l'ideologia del tempo, cambiare le nostre vite, cambiare le abitudini di vita, quindi entrare in relazione con dei prodotti che avrebbero aiutato a far capire i valori della modernità. Un altro personaggio che lavora sempre, un altro autore interessante che lavora all'interno del Bauhaus è stato Erich Konsemüller. Anche Erich Konsemüller è autore di oggetti che sono oramai entrati, anche questa è la storia, sono delle icone, qui lo vediamo in alto a sinistra nelle foto della famosa sedia disegnata da Breuer, quella che poi assumerà il nome di Vassili, la poltroncina Vassili. E qui l'aspetto interessante, propongo anche altre immagini, vedete c'è Charlotte Perriand sulla famosissima chaise longue disegnata con Le Corbusier e ancora un'altra poltroncina che vedete lì sotto fotografata da Herbert Bayer. Qui è interessante perché il linguaggio di queste icone del design di prodotto, il linguaggio fotografico comincia a diventare più interessante, più sofisticato, comincia ad esserci la presenza femminile, ma queste tre immagini ci raccontano anche di un percorso interessante, di un'interpretazione interessante, perché in tutti e tre i casi il volto della figura femminile è nascosto o addirittura, come nel caso dell'immagine di Herbert Bayer, addirittura lui taglia nella foto, arriva a tagliare la testa della moglie di Max Bill, che si era gentilmente prestata appunto per essere immortalata in questa poltroncina che rappresentava appunto il nuovo stile di vita. Tutto questo all'interno del Bauhaus, ma sempre in Germania e sempre stando all'interno dell'associazione, dell'istituzione del Deutsche Werkbund, per il quale la fotografia ha sempre rivestito un ruolo molto importante. Ricordo ad esempio che nel 1929 la famosa manifestazione internazionale Film und Foto, la FIFO, che rappresenta un po' il punto di arrivo di tutte le ricerche della cultura fotografica a livello direi internazionale fino a quel momento, è organizzata proprio appunto dal Deutsche Werkbund, e all'interno del Deutsche Werkbund lavora anche un altro maestro, e forse qui cominciamo proprio a poter parlare di una grande professionalità. Si tratta di Albert Rangapaccio che appunto lavora per un gran numero di industrie, di aziende, dedicandosi anche tra queste addirittura anche lavora anche per la Coca-Cola, per la Caffè Ag, pubblica anche un libro interessantissimo che diventa un po' un punto di riferimento per la fotografia di quegli anni, e soprattutto Albert Rangapaccio rappresenta l'esponente della nuova oggettività, cioè rispetto a quella che era la proposta di Laszlo Molinaghi della nuova visione, cioè di una fotografia che era molto, come dire, con prospettive molto estreme, con delle visioni veramente, che proponeva delle visioni molto nuove, Rangapaccio invece diventa il protagonista della nuova oggettività, cioè di una fotografia che deve essere appunto oggettiva, pulita, razionale e soprattutto che deve documentare l'oggetto
fatto nel modo più fedele possibile, mettendone in risalto quelle che sono le qualità. E Rangapace poi, insomma, non dobbiamo dirlo, è diventato celebre, è diventato un punto di riferimento per l'altissima qualità. Io qui purtroppo non sono in grado di entrare appunto nel merito di questioni tecniche, ma gli sfondi, le luci, le inquadrature, la perfezione dell'immagine era assolutamente fondamentale. Facciamo un salto in avanti, arrivando al dopoguerra, agli anni 50, e devo dire che ancora la Germania è protagonista di questa vicenda. Certo, questo non significa che anche negli altri paesi, anche in Italia, non si facessero fotografie di oggetti progettati, però la Germania comunque continua a rappresentare un punto di riferimento, perché lo ha fatto in modo sistematico, perché sono state avviate delle scuole, perché sono stati avviati almeno un gran numero di corsi, lo si faceva, diciamo, in modo scientifico, diciamo, fra virgolette, mentre invece in altri paesi dove appunto la fotografia è sicuramente estremamente importante, forse erano altri i temi che emergevano maggiormente. E quindi per questo facciamo ancora riferimento alla Germania, faccio ancora riferimento alla Germania con un altro maestro che comincia a lavorare già prima della Seconda Guerra Mondiale, ma che emerge pienamente negli anni 50 e che è stato Willy Mogele. Anche Willy Mogele appunto si è dedicato ad una fotografia oggettiva, ma soprattutto, seguendo sempre un po' il filo dello sviluppo della storia del design, a quel punto si parlava di gute form o di good design, così come è stato poi recepito negli Stati Uniti, e pare che Willy Mogele volesse lavorare soltanto con imprenditori, con aziende o con designer che seguissero fedelmente quest'idea della gute form, cioè dell'oggetto appunto razionale, funzionale, che mettesse appunto in primo piano le sue qualità migliori. Ancora nel dopoguerra abbiamo un altro esempio significativo di scuola, sempre in Germania, la scuola di Ulm, quella che almeno in Italia è conosciuta come scuola di Ulm, e anche qui abbiamo degli esempi significativi, abbiamo innanzitutto delle icone, quelle appunto che vi sto mostrando, almeno quella sulla sinistra, il fonografo che è stato anche soprannominato la bara bianca di Biancaneve, però diciamo è un oggetto che rappresenta appieno appunto questa idea dell'estrema funzionalità. È ancora molto preciso questo progetto. È un'idea che la scuola di Ulm ovviamente eredita da quella che era stata la sua precedente storia, quella della Bauhaus. La scuola di Ulm era stata vista un po' in continuità con, anzi, l'idea iniziale era stata quella di una continuità con la Bauhaus, ma ovviamente anche dal punto di vista fotografico ci sono dei grandi cambiamenti. Sappiamo benissimo che dagli anni 50 la fotografia comincia a essere molto più influenzata dal reportage e quindi, come dire, non si può più fotografare così con un piglio spiccatamente artistico come forse lo si era fatto all'interno del Bauhaus, e quindi lo si fa in modo sistematico. E diciamo che questo è anche il periodo in cui si afferma, direi, definitivamente la fotografia sul prodotto industriale e comincia anche a staccarsi, ad essere autonoma rispetto alla fotografia industriale. All'interno della fotografia industriale c'è sempre stata la fotografia di prodotto, ma forse non aveva mai avuto quel riconoscimento, quell'importanza, così come poi il design l'aiuta invece ad avere. E qui, per chiudere questa mia breve carrellata, appunto mi voglio riallacciare al lavoro dello studio Ballo. Proprio mi sono, diciamo così, ho osato fare, come dire, dei
così, di trovare delle assonanze, delle affinità proprio in questa sensibilità nei confronti dell'oggetto, del modo in cui l'oggetto è stato sentito, e quindi diciamo mi sono permessa di riprendere un po' alcune immagini che vi ho mostrato fin qui, mostrando come i ballo hanno proseguito veramente questa, hanno colto totalmente l'eredità, la parte migliore di questa fotografia che sta all'interno della cultura della nuova oggettività. E qui appunto propongo altre icone del design italiano, come il divano di 70 della Tecno, in cui c'è una loro personale interpretazione interessantissima, perché non abbiamo più soltanto una figura, ma addirittura appunto si intravedono queste due figure, una figura femminile e una figura maschile, che si intrecciano nella presentazione del prodotto. Oppure, nel caso ancora dei vetri che mostravo inizialmente, vetri degli anni 20 di Ranga Patch, li possiamo in qualche modo appunto mettere a confronto o a trovare appunto, ripeto, delle affinità con i vetri invece che sono stati fotografati negli anni 70 dai ballo. Oppure ancora, ritornando alla produzione di Villi Moghele, delle ceramiche realizzate per Arzberg nel 64, qui mi è sembrato possibile proprio per l'idea della produzione del sistema degli oggetti, proporre queste meravigliose ciotole realizzate da Enzo Mari, sempre per la danese, con appunto diverse dimensioni. E poi, da ultimo, quella che è un'icona appunto della scuola di Ulm, messa accanto a quello che poi è diventata un'altra icona del nostro design italiano, cioè la radio disegnato da Sapper e da Zanuso nel 64. Quindi ci sono circa 10 anni neanche di differenza tra i due oggetti, ma direi insomma che l'approccio italiano, in particolare appunto quello dei ballo, ci dimostra insomma il livello qualitativo al quale i ballo innanzitutto, e poi anche, ripeto, altri probabilmente fotografi, sono riusciti a portare la fotografia, chiamiamola appunto fotografia di design, che poi ha fatto il giro del mondo. Grazie. Ti ringrazio moltissimo, sei stata bravissima. Hai catturato un qualche cosa del nostro studio in maniera particolare, ti ringrazio moltissimo. Sono io che ringrazio te. Un grande ringraziamento anche di AFI per CNA, a Paolo Proverbio e Isa Tutino, naturalmente, per queste meravigliose parole. Allora ragazzi, io, siccome non c'è Italo Lupi, mi dispiace moltissimo, ma non ha potuto venire, vi mostro la fotografia che Aldo ha fatto nel 94, l'ultima fotografia del ballo nel 94 per Italo Lupi, della Superleggera, che mi sembra bella. Poi vediamo cosa devo fare. Superleggera Italo Lupi. Ah sì, tutti i nostri ragazzi, e devo ringraziare moltissimo tutti i nostri ragazzi dello studio. Assolutamente tutti. Questa è una foto fatta dall'Oliviero nell'89-87, non so, al Superstudio. E volevamo tutti questi fotografi. Lui l'ha fatta alla sua maniera, naturalmente. Il ballo avrebbe voluto tante macchine fotografiche, ognuno di loro con la macchina fotografica. Ma qui abbiamo dato retta all'Oliviero. Poi vediamo cosa c'è ancora. Ecco, devo dirvi una cosa. Io ho un seme grandissimo ed è il mio papà.
Allora, si chiamava Fedele Toscani ed era un fotografo reporter. Anch'io ho fatto la reporter. Per 3 anni papà ha avuto una storia di giro d'Italia al contrario, quindi si è preso una pleurite, è stato 2 anni in sanatorio, tutta una storia molto triste e complicata, però io ho detto, vabbè, ero a Brera, dico, sono la maggiore, do una mano. E ragazzi, mi è capitato il Polesine come prima esperienza ed è stata pesantissima, veramente per 6 mesi stavo male. Poi certo, anche le Miss Italia anche andavano bene, Miss Italia del periodo della Bosè e di quell'altra Cari, simpatiche. E poi che cos'erano? Ma altre storie capitate più gravi, più sempre con dei giornalisti del Corriere della Sera dove mi davo da fare per fare la fotografa. A un certo punto, siccome ci tenevo molto, il ballo mi piaceva, mi manca ancora adesso moltissimo, e dicevo, vieni, mi dai una mano. Ah, ecco, qui siamo noi tre fotografati dal ballo. Sì, fotografati dal ballo, i toscani. Qui invece, mi piace moltissimo questa foto, stavamo fotografando per la driade le loro cose e ci siamo messi a lavorare l'Aldo e io. E mi piace che sia da dietro perché è un po' rubata questa immagine, mi piace molto. Poi vediamo cosa c'è ancora che mi offri. Ah, ecco, di questo vi devo parlare. Questa è l'ultima immagine che io ho fatto con una macchina grande, 13-18. E volevo che vibrasse questa pellicola 13-18. La sentivo fortemente come la fine di una certa storia. Perché il banco ottico è fantastico, il 13-18. Allora, vibrava e mi ha dato tante emozioni, moltissima, moltissima. Poi così, Munari, non posso non parlare di Munari. Munari è stato fantastico amico di casa, di Aldo l'aveva conosciuto ancora a Monte Olimpino quando Aldo faceva fotografava per i Piccardo, faceva il fotografo facevano delle riprese minime e lui li fotografava tutti, insomma a Monte Olimpino abbiamo conosciuto lui e con lui è sempre stata una grande festa. Un anno, mentre io aspettavo mio figlio Andrea, siamo andati all'Elba con lui ed era una sorpresa perché ogni sasso che trovava aveva una storia fantastica da raccontare, ma leggero, ma con simpatia, ma con delle esperienze fantastiche che mi hanno sempre rincuorato, fatto bella, fatto insomma una cosa bellissima. Lì il ballo, guardando il mare, si è preso la fotosintesi. Un fotografo con la fotosintesi, ve lo raccomando, sempre doveva girare vestito di bianco con le camicie chiuse fin qua, perché la fotosintesi non va bene, insomma, però il ballo è sempre fantastico ugualmente. Ecco, questa secondo me è una delle mie simpatie. È un vaso disegnato da Menghi e trovo che è così essenziale, così stupendo, così pulito, così mi fa contenta tutte le volte che lo vedo. Altra cosa com'è? Ah sì, che mi dai perché mi commuovo mentre racconto le mie fotografie, ma fa niente, è così. Altra storia è la lettera 22, ci ha accompagnato perché succedeva che allora si fotografavano le cose sui velluti rossi
e noi abbiamo deciso che invece avremmo fatto un'altra cosa, avremmo seguito un'altra strada. Insomma, ci piaceva di fotografare in maniera diversa. L'Olivetti, allora l'art director era, oddio, mi parte il nome, comunque era un marito di un Olivetti, e ci ha portato una porta dell'Olivetti, una porta gigantesca. Non sapete cosa si può fare con una porta. Si possono fare delle fotografie straordinarie. Io questa porta, alla fine della mia storia fotografica nel 2002, l'ho regalata all'Umanitaria, ma non hanno capito, ragazzi, l'ho portata di persona perché pensavo che gli venisse delle fantasie, porca miseria, invece no, non ho mai sentito niente, neanche i professori che insegnano all'Umanitaria hanno capito qualcosa. Con una porta trasparente si fa, lei e io spostavamo questa porta nella nostra grande pedana di allora, che ci è durato fino al 2002, e dicevamo, ma chi se ne frega dei maschi, lo facciamo noi, e giravamo, forcavamo, e giravamo, e abbiamo fatto anche delle fotografie divertenti. Vai avanti. Cosa devo dire? Aspetta, cosa c'è ancora? Ah sì, adesso vi faccio... posso parlare ancora un po' oppure... Ah sì, allora vi dico che voglio presentare un video che hanno fatto i miei amici della Sterpaia, perché mi sembra carino e vediamo. Dai. Che questo per essere un po' dentro al PAC. A questo punto però io vorrei anche, ecco, questo è il PAC. Il PAC, scusa, Vitra, scusatemi. La Vitra è una piazza dei miracoli. Stupendo spazio dove i proprietari, insomma, hanno chiamato degli architetti fantastici, Tadao Ando, Frangheri, Lasid, e hanno fatto uno spazio stupendo. Sì, c'è la Germania, c'è la Francia, ma in mezzo c'è questa bellissima isola, non so se l'avete vista mai, ma è un posto dove bisogna andare, perché è bellissima. Bellissimo spazio. E le nostre fotografie sono state pubblicate in questo palazzetto Frangheri. Questo, per esempio, poi sono bravissimi perché li fanno vivere, portano i ragazzi, portano i pensionati, portano un sacco di gente per far capire che cos'è uno spazio nuovo, un qualcosa di
di particolare. Adesso che cosa facciamo? Il video, ecco. Adesso vi faccio vedere un video. Un video che è stato fatto dai miei amici, che io chiamo... lo chiamavo video, ma adesso lui ha un nome più professionale, grazie Ingoglia. E vediamolo. Il Fabio è stato un grande nostro dello Studio Azzurro. Girala un po', adagio, ecco, così. Schiaccia bene lo schienale e il sedile. La fotografa non è un mestiere così qualunque, è un mestiere molto speciale. Ci devi credere fortissimamente e mi piacerebbe che i ragazzi che decidono di fare fotografia lo prendano davvero seriamente sto mestiere. Antiorario. Sono una fotografa e sono contenta di esserlo da quando sono nata. Ma il ballo e io ci siamo incontrati a Brera, così con una preparazione assolutamente di d'arte, non di fotografia. Poi col ballo ho detto, ballo, vuoi fare delle esperienze in fotografia, dammi una mano, sono in studio alla Rotofoto. E lui ha detto vengo, faccio questa esperienza. Poi abbiamo scelto la nostra di strada e abbiamo detto no, a questo punto noi non faremo più reportage, cercheremo di fare tante cose diverse con la nostra preparazione. Comincia sempre con gli amici artisti, amici architetti, che all'inizio nessuno pensava al design. Abbiamo avuto tanti amici che lavoravano in Pirelli, all'Olivetti e piano piano si prova a fare delle cose assieme, insomma. In più siamo anche capitati in un periodo in cui iniziava il design italiano interessante. Davamo grandissima considerazione alle riviste, ai cataloghi, a tutto quello che serviva per mostrare degli oggetti d'uso con grande forza, con grande serietà. E forse ci siamo anche riusciti, anche perché delle immagini sono diventate così importanti che hanno fatto il giro del mondo. Certi oggetti veramente li riconosci proprio per le fotografie che abbiamo fatto. Ogni tanto ci accusavamo anche di far diventare belli degli oggetti che non erano belli. Ma la cosa più buffa è che quando avevo lo studio piccolissimo mi portavano lo spillo e riuscivo a fotografarlo. Poi invece dei gomitoli di lana cominciavano già a essere grossi, non ci stavano dentro, così per fare degli esempi. Quando sono arrivato in via Santa Croce al quinto piano, ho cominciato a chiedermi di fotografare delle sedie, delle poltrone, non una ma due, e non ci stava, e dovevo sempre dire di no. Allora siamo venuti qui ed eravamo in 120 quadri, e lì riuscivamo a fare tre poltrone e un divano, ma dopo volevano due divani, tre poltrone non ci stavano, no. C'è da precisare sempre che
certe immagini sono fatte in cerchio con il direttore del giornale, il grafico. È importante dire che era una storia corale. Diventava tutto più attento e preciso e con delle osservazioni di ognuno interessanti. Quando dico che uno still life è ragionamento, cerchi degli equilibri speciali. È vero, è ragionamento continuo, è comportamento, è un'attenzione, non è una fotografia che si fa per documento, no, è di più, è di più. Amici, ai nostri aiuti. Devo dirvi che il ballo, che mi manca moltissimo, diceva che avendo fatto un po' il reporter ha imparato a cogliere subito come mettersi per fare una fotografia. E quindi va bene, il ballo mi manca, uffa. Questa è l'ultima, però voglio dirvi una cosa, questa è l'ultima fotografia, che vuol dire che abbiamo girato abbastanza, il ballo e io. L'ultima stazione è stata nello stato di Washington, dove abbiamo portato tutte le nostre cose, abbiamo portato il nostro lavoro, insomma, no? Grazie anche alla vetra, naturalmente, con i suoi mobili. E trovavo, fra l'altro, una storia gigantesca, perché non è che costasse tanto la mostra, costava portare tutti questi mobili, tutta questa roba, tutta assicurata. Una storia abbastanza impressionante di questa nostra storia bellissima, bellissima, bellissima. Allora, io ho un altro desiderio di farvi vedere, perché sono diventata bisnonna, ragazzi, bisnonna. La rosa non è bellissima, ragazzi? Bellissima. Rosa in Italia, rose in America. E a Natale sono invitata da loro. E quindi andrò. Ecco, un particolare sentimento che consegno a Maria Rosa e naturalmente ad Aldo questa tessera dell'APIP Honoris Causa. Vi ho fatto vedere un po' di lavori. Non lo so, avete qualcosa da chiedermi? Ci sono. Vediamo se riesco, se non perdo colpi, insomma, vediamo. Ditemi, avete qualcosa da chiedermi? Sarei molto contenta. Me lo chiedono in privato. Me lo chiedono in privato? Sì. No, dai. Avete qualcosa? Siamo senza parole, dice. Che esagerati, adesso esagerati, dai. Non sviolinate. Ad Arpolesine va bene, c'era. Sì, ma un'altra volta, perché ne abbiamo fatte tantissime di fotografie, tantissime. E ne faremo ancora. Sì. Guarda che bella la Rose. Grazie Maria Rosa. Adesso tutti insieme a Maria Rosa a festeggiare la fotografia italiana. Vedete che ci sono
quasi 100 metri di fotografi italiani, i nostri padri, la nostra generazione e anche le nuove generazioni che ci guardano entrando ai Superstudi, e vedrete, è bello. A Superstudio Marirosa parla ancora, eh? Parla con Oliviero, quindi venite tutti.